Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Zelda. Allora, ci trovavamo in questo che è il terzo dungeon per sbloccare il terzo strumento. Allora, siamo appena entrati, non abbiamo ancora visto nulla. Mi ha colpito. Vediamo se qui c'è la chiave. Sì, c'era la mattonella lì sospetta, quindi andiamo ad aprire lo scrignetto. Scrignetto, chiave piccola. Allora, questo che è sempre più un labirinto. Oh, allora, qui come si vede da quelle tendine lì di lato, prenderemo la corsa. Allora, non c'era un bel nulla qui. Qui è inutile perché dobbiamo uccidere anche il nemico dall'altra parte. Serve almeno una mappetta, un qualcosa ci serve. Una ghianda protettrice che è unita alla tunica. Allora, andiamo prima sopra, così a random. A random sopra e ci prendiamo un'altra chiave. Non abbiamo il becco, non abbiamo il becco, e quindi non so se colpire adesso il cristallo. Aspettiamo. Andiamo a sinistra. Vediamo cosa abbiamo a sinistra. A sinistra abbiamo questa situazione. Dobbiamo tirargli qualcosa. Gli tiriamo una bomba. Prendila. Ya. Ci vorranno una dozzina di bombe qui. Ok, una, andiamo con la seconda. No, mi sono andato un po' troppo cattivo. Ok, chiave che può cadere di sotto, quindi tristissima cosa sarebbe. Andiamo a questo punto sotto. Sotto. Ok. No, prendila. Nah. Facciamolo spostare da qui. Ok. No, lo faccio spostare anche da qui. Qua va bene. Ok. Una. Facciamolo spostare. Non va bene neanche qua. Allora, ti posso tirare uno di questi. Beccati questa. A sinistra, ok, inizierà a girare intorno. E invece no. A posto, abbiamo preso anche la chiave di questa. Rimane destra. No, non ci siamo. Proviamo un attimino a infischiarcene. Ah, invece qui lo possiamo prendere. Facciamo così. Vediamo se c'è qualcosa che ci dà ucciderli tutti. Non ci dà un bel nulla, quindi abbiamo sprecato solo un paio di bombe. Invece qua vedo che qualcosa ci potrebbe essere. E infatti una chiave. E andiamo anche sopra, ricordandoci che al piano di sotto, oh,
Oh, oh, oh. Ma perché non gliele... Ok, ok. Benissimo. Solo questo? Ok, dobbiamo far mangiare le bombe a questi cosi. Dice di no, però mo se la mangia. No, se la mangia. Aia. No? No. Questa storia del lancio non è molto fortunata. Dai, girati e mangiati questa bomba. A posto. Ok. Dai, dai, dai. Che hai fatto, backflip? Dai, come no? Mangia, mangia. Ma come no? Ok. Non so se possiamo anche rimettere... No, ce l'abbiamo già la fatina nel barattolo. Abbiamo il teletrasporto all'inizio. All'inizio. Quindi, ora... Facciamo così. Così. Vediamo cosa c'è qui. Oh, le scarpe. Perfetto. I calzari di Pegaso. Tieni premuto L per scattare. E si può distruggere questi. Molto molto importante. Allora, tornando qui, si può andare anche di qua. Avevamo notato che all'inizio, facendo così, non fa in tempo a teletrasportarsi e lo riusciamo a colpire grazie alla nostra fantastica tunica. Riusciamo a farlo fuori con un singolo colpo, che penso che prima ce ne volessero due. Facciamo fuori tutto con un colpo, ragazzi, una bomba. Perfetto. Scrigno lì su. Abbiamo ben due chiavi. Non si parla di una chiave, ma si parla di due chiavi. Eccoci qua. Riprendiamo anche le bombe e via. Vediamo un po' cosa c'è dentro questo. Abbiamo un bel 50 rupie. Perfetto. Andiamocene di qua. Scrigni vari. Non possiamo far nulla. Solo vedere questa situazione per il momento. E lì nemmeno. Quindi riscendiamo sotto. Spingiamo questo. Ulteriore forza, cioè veramente scappano via non appena li guardo. Apriamo qua. Apriamo anche qua. Ci siamo pappati le nostre due chiavi. Adesso ce ne serve un'altra, per cui non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Allora, scendiamo invece sotto, dove siamo arrivati, e torniamo indietro a questo punto. Qui che c'era un impedimento dato. Oltretutto, qui ci siamo andati, sì. Ah, sì, sì, ok. Qui sopra, che potevamo colpire e tornare all'inizio, dove, ecco, in questa situazione avevamo questo scrigno, il becco. Possiamo farci dare qualche consiglio dal gufo. E possiamo... bella questa cosa, mi piace. Fare così. Dobbiamo andare a prendere quel... quel gommino rosso che sta di qua, per sbloccare lo scrigno di quella parte lì. Ah, ok, benissimo. E lì dovremmo averci una chiave.
per sbloccare il terzo di quei blocchi lì. Oh, queste bombe veramente terribili. Andiamo di qua. Chiave? No, rupia. Torniamo a 300, che poi è una bella botta. Andiamo di qua. Di qua. Spero almeno in una mappa. Perfetto, qui era bloccato, quindi ci siamo anche risparmiati il giro. Mappa, 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 mappa. Perfetto. Allora, mappa del labirinto. Abbiamo questa situazione, che qui si torna su e sappiamo già che sarà bloccato, quindi inutile andarci. E unico posto, scendere le scale. Andiamo le scale. Oppure riprendere il vortice per far prima. Però prendiamo le scale, così non rischiamo di sbagliare. Allora, questo piano continua a scattare foto per sbaglio. Solo le scale possiamo prendere. Quindi andiamo su per le scale. Andiamo su. No, abbiamo un'altra chiave. Quindi consultiamo la mappa. La mappa ci dice che ci dice che dobbiamo andare qua. Ecco cosa ci dice. Dobbiamo andare qui e sta freccia nel pavimento. Diamo il gufo che ci dà un consiglio. Pungolare le pareti sospette con la tua spada e noterai un suono diverso. Questa sembra sospetta. È diverso? Sì, è diverso. Allora mettiamoci una bomba. Ci ha aperto una strada. Ci ha aperto la strada. Quindi dobbiamo. Qui intanto un'altra bomba. Ci riapre la strada anche verso di qua. Scorciatoia. Saltare. Grazie ai nostri stivali di Pegaso. Oh, abbiamo la chiave del boss. Chiave del boss fondamentale. Quindi adesso possiamo andare su. Esplode con il timer. Venite, venite. No, oh, hanno coppato alla fine. Ma no, non temiamo nulla, ci riprendiamo pure i cuoricini. La bussola. Interessante, seppur sul finale. E adesso abbiamo la chiave del boss. Chiave del boss, ma non abbiamo altre chiavi, però dobbiamo andare a destra all'inizio. Ho persi questa prima traversina, quindi la andiamo subito a prendere. Qui, sì. Torniamo sotto. E andiamo all'inizio, inizio, inizio. Ma datemi il cuore, il mal tolto. Ecco, perfetto. Perché qua sotto non siamo andati. A destra. Destra fondamentale. Perché c'è uno scrigno. E poi possiamo andare direttamente verso il boss, mi pare, no? Questa chiave qua.
E basta, cioè ci potevamo andare subito. Proviamo ad andare un attimo nel teletrasporto. Vediamo se c'è una scorciatoia. Scorciatoiamo in questo senso. Manca una chiave. C'è poco da fare. Manca una chiave e manca una chiave. Sta? In questa sospettissima stanza. Possiamo vedere. Andiamo di qua. Ah, è qui che sta. Già l'avrò presa? Sicuramente. Proviamo su. Ah, che combo. Che combo, ragazzi. Per sconfiggere i neri mossi coriacei, ignora il loro guscio e farli esplodere all'interno. Vabbè. Le bombe, dopo che le colpisci una volta, esplodono da sole. In questo. Ah, lì il muro. Perfetto, abbiamo polleggiato. Torniamo subito lì. Bomba, muro, ultima chiave. Si va a battere il boss. Di qua. Spingiamo. Questi rossi sono veramente odiosi e odiabili. Allo stesso tempo. Di qua. Ma lasciatemi stare. Perfetto. C'era anche questa passerella per far vedere che c'era un'altra stanza dopo. Non sono stato attento. Non sono stato attento. Ottimo. Ultima chiave che ci serviva. Perfetto. Per questo labi trattino rinto. Bello. Ho preso il palo proprio. Un palo a porta vuota. Ce ne andiamo per di qua. Easy. Ah, questi qua possono starsi lì, sti gicome. Chiave 1, chiave 2, let's go. Let's go. No, no, no. Aia, aia. Cosa vuole? Oddio, questo l'ho fatto veramente subito. Ok. Non avevo saltato con molta precisione. Andiamo giù. Prendiamo questo. Riempiamo i nostri cuori di gioia. Andiamo di qua. Non so se ha una qualche utilità uccidere questi pipistrelli, a parte se mi ridanno il mezzo cuore tolto. È la chiave invece, c'è l'utilità, c'è. C'è.
C'è boss. Questa chiave in più cosa ci faccio? Cosa ci faccio? Ci faccio con questa chiave? Lo vedremo subito. The boss. Na 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 na, non mi vedi, non mi vedi finché le pareti non tremano. Facciamole tremare. Oh, il mollaccione. Ma il mocchio. Colpiamo l'occhio e lo tagliamo a metà. Oh, ho fatto in tempo a saltare. Ma con questa tecnica, ragazzi. Cioè, troppo potente. Troppo potente. Un bel portacuore. Ce lo siamo beccati. Andiamo su. E lo strumento, e mi chiedo questa chiave che abbiamo in più. Hai ottenuto la campanella del Giglio di Mare. Facciamo suonare questa melodia da campanella. Scampanellato a dovere. Una cascata si nasconde dietro la cascata. Questo ci dice una cosa importante. Perché abbiamo quella chiave? Che ci dà proprio lì in quel punto? È una domanda che mi sta perseguitando. Tanto siamo nella prateria. Ed ecco il gufo. Quanti strumenti musicali hai recuperato finora? Solo quando suonerai gli 8 strumenti al cospetto dell'uovo, il pesce vento si desterà e tu, giovanotto, potrai lasciare l'isola. Adesso dovrai inoltrarti nel deserto di Arna. Il cammino ti sarà mostrato dagli oscuri, mostruosi abitanti delle sabbie. Perfetto. Ok, volevo rientrare un attimo perché questa chiave, cioè, non ci sono porte. Piano 1, ma nemmeno qui. Vabbè. Vabbè. Una cosa che volevo fare era andare un attimo di qua per la precisione. Volevo tornare un attimo al villaggio da questa parte. 5 rupie ce la prendiamo, che schifo non fanno. Allora, bombano. Siamo qui. No. Non è qua. Tic qua. Tanto vediamo se allo shop si può shoppare. Che cosa ci può servire? Tanto ci prendiamo un portacuore a 200 rupie. Sì, ce la prendiamo. A posto. Per il momento va bene così. Non ci serve altro. Poi. Piace cantare a te, Link? Cosa piace fare? Questa melodia. Allora, andiamo sopra un attimo. Di qua. Su. Perché mi sono dimenticato in una grotta uno scrigno.
fondamentale. Qua. Ma di qua. Non cadere. Cartato male. Ok. 50 rupie. Poi verso il deserto. Verso il deserto. Qua ci sono consigli. Qual cospetto del celeste uovo? Il numero risponderà al richiamo delle melodie. Sì, lo sappiamo già, amico. Un attimo di qua, vediamo un attimo che cosa ci dice il nostro Ulrira. Quanto sono... Allora, è presente il deserto di Arna? Sì. E gira voce che la cava dell'Offio sia lì. Perché è così, figliolo, non ce la sentiamo. Va bene, ci sentiamo. A presto. Quindi direi che per questo episodio va bene così, se no si dilunga troppo, e nel prossimo andremo nel deserto. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.